Benvenuti nuovamente qui su MTI, ancora una volta a parlare del Messico con Emanuele Bergamini che vedete qui alla mia sinistra e questa volta ci parlerà di quel Messico losco, quel Messico particolare che tutti conosciamo da serie televisive come Narcos in cui ci sono sparatorie, droghe, rapimenti e via dicendo tutto. Quello che ovviamente ha potuto provare, tra virgolette, sulla sua pelle, vero Emanuele? Intanto grazie per essere qua. Grazie a te per avermi invitato, sì esattamente, stasera racconterò degli aneddoti. E siamo subito qui con un video alla nostra sinistra, Emanuele, che parla, c'è scritto sparatoria in Messico, un servizio di Aska News, perché se ho capito bene guardando questo video che i nostri ascoltatori potranno vedere tranquillamente in descrizione, non lo faccio vedere qua perché ovviamente è protetto da copyright di Aska News, per cui lavora anche fra l'altro Moscatello che ogni tanto viene qui per parlare di Giappone, purtroppo in questo caso nel 2017 è morto anche un italiano, ma visto che tu abitavi lì in zona e mi hai chiesto di mettere questo video e di linkarlo, spiegaci che cos'è avvenuto Emanuele, spiegaci mo'. Beh guarda, poche parole, una sera del gennaio del 2017 si è svolto un evento di musica elettronica che si chiama BPM, molto famoso, ogni anno si svolge a Playa del Carmine, anche in altre parti del mondo, e in questa foto appunto c'è la discoteca dove si è svolto questo evento che si chiamava Blue Parrots, non esiste più. All'interno di questa discoteca, praticamente la sera del 16 gennaio, un uomo armato è entrato e praticamente ha fatto fuoco su tre buttafuori. È morto anche un turista italiano in questa sparatoria e sono stati feriti, se non sbaglio, adesso mi sembra due turisti, un colombiano e una olandese. Sì, la maggior parte dei morti, da quello che comunque ho potuto vedere dal video, riguardavano comunque personale dei buttafuori del locale, quindi non sembrava almeno un attacco destinato a colpire i turisti e gli avventori. No, cioè durante le sparatorie può capitare che uno spara e non prende quello che vorrebbe prendere. Purtroppo. E quello che è successo durante un evento, che quella discoteca era piena di giovani e di persone che stavano ballando, spensierate, divertendosi, per cui puoi immaginare cosa sia successo subito dopo gli spari. Però, sì, ma la motivazione esattamente alla fine, tu che vivevi lì, l'hai saputa esattamente perché c'è stata questa sparatoria lì dentro, che mi sembra che in luoghi turistici di solito in Messico queste cose sia molto raro che accadano. Sì, soprattutto a Playa. La motivazione sul giornale è stato riassunto come un chiarimento di conti tra bande locali, ma non è la verità, perché io da fonti certe ho saputo che praticamente questo tipo che è entrato e ha fatto fuoco era uno dei killer della mafia locale, che è andato appositamente a sparare a questi tre buttafuori perché non lo facevano entrare e per la questione dello spaccio di droga all'interno dell'evento, che voleva essere gestito direttamente dall'organizzazione dell'evento, che è canadese. Quindi la mafia messicana di Playa del Carmen si è risentita perché questi gli hanno negato l'accesso di vendere il loro prodotto a casa loro. Questa è stata la... Sì, c'è proprio una classica regolamento di conti alla cosa nostra, possiamo dire. Cioè, sì, certo che non è neanche stato un bellissimo comportamento dal mio punto di vista. No, una stupidità fatta da degli stranieri che si sentivano più potenti della mafia messicana, cioè in casa loro, che insomma mi sembra un attimo casa loro, sì, cioè. Mi è sembrato un attimo particolare almeno come scelta, però vabbè, mi spiace che alla fine ci siano stati dei morti in generale, qualunque si siano, certo che non è il massimo che ci sia questa cosa dello scambio di droga e ci siano queste cose tra le organizzazioni. Ma tu
che adesso entriamo un attimo più nel vivo, sì, che vivevi in quel momento lì a Playa del Carmen. Dove eri quella sera? No, perché noi siamo curiosi di sapere tu dove eri lì. Vuoi sapere troppo. Ma io quella sera mi trovavo praticamente a due isolati dalla discoteca Blue Parrots, dove è venuta questa sparatoria, e ero con un paio di amici, colleghi lavoro, e mi stavo bevendo un paio di birre, e a un certo punto, verso, non so, saranno state le 10 di sera, abbiamo iniziato a sentire degli spari, ma non sembravano spari di pistola, anche perché io sinceramente i spari di pistola nella mia vita non ne ho sentiti molti, sembravano più petardi. Sì, ma infatti non credo che capiti a molto di cioè, molte persone sentire gli spari almeno continuamente. Io mi ricordo magari i cacciatori in mezzo alle, sì, campagne quando ero più giovane, però sì, insomma. No, qui io ho sentito proprio una raffica di colpi e abbiamo pensato subito a fuochi d'artificio, petardi, boh. Ma ci siamo poi resi conto che c'era una marea di gente che stava correndo sulla Quinta Avenida, scappando, urlando, e i camerieri del locale dove mi trovavo mi hanno detto: andate via in fretta perché c'è stata una sparatoria a Blue Parrot, fate in fretta, uscite. E la gente si è accalcata verso l'uscita, persone che cadevano, si spingevano. Io sono uscito, sono scappato, sono andato a prendere il mio motorino, me la son filata, nel mentre tornavo a casa mia, sulla strada di ritorno ho visto arrivare camionette della Polizia Federale, della Marina Militare, a sirene spiegate, passamontagne in testa, armati fino ai denti. Ho detto: mica, qua è successo un disastro. Io ho guidato come un pazzo fino a casa e spaventato a morte, devo dire la verità, perché non sapevo veramente cosa. Ho pensato subito alla mafia, qualcosa di brutto, di violento, però me la ricordo come se fosse ieri, la paura proprio che ho sentito dentro di me. Ah beh, non deve essere proprio una bellissima sensazione, anche se comunque, ribadiamo, tu eri comunque lontano, mi sembra. Qualche, sì, meno male. Sì, sì, meno male, perché questo locale è un locale dove io andavo, non spesso, ma ogni tanto, quando non c'erano feste, andavo a bermi una birra, a farmi due chiacchiere con degli amici, per cui ho pensato: se fossi stato lì, ma non ci sarei andato comunque, perché un evento di musica elettronica non mi interessa, ma mi è venuto in mente perché lo conoscevo bene, Blue Parrots, quindi... Sì, no, non sono belle cose. Diciamo che abbiamo subito iniziato con cose abbastanza pesanti, anche perché, diciamolo, i luoghi turistici di solito non hanno queste problematiche, non fino a questo punto. E vorrei adesso aprire un attimo un angolino per rassicurare il turista italiano che vuole andare in Messico, dicendo che comunque il Messico, nelle zone turistiche, è chiaro che se vai nei posti che ti dicono non andare lì, te le vai anche un po' a cercare, però sì, nei posti turistici mi sembra che il Messico si comporti comunque bene, perché sono, sì, introiti di soldi quelli lì. Sì. Ecco. No, hai assolutamente ragione, hai fatto bene a evidenziarlo. Non abbiate paura del Messico, però c'è da farlo presente che questa cosa ha cambiato totalmente Playa del Carmen. Adesso il turismo è tornato, ma mi ricordo che dopo questa sparatoria, per 2 o 3 mesi l'occupazione negli hotel si è abbassata di molto. La gente, anche perché ha fatto il giro del mondo questa notizia, e quindi la gente non è venuta in vacanza per un po' a Playa. È stata una botta per noi che ci vivevamo, perché ci lavoriamo, del turismo è il nostro pane, quindi... Da quel punto di vista, sì. Sì, allora, io mi ricordo che adesso in un fuori onda, in una discussione tra di noi, si parlava appunto che tu avevi addirittura visto dei turisti giapponesi prendere i mezzi pubblici messicani, tanto sì, per dire. Sì. No, è vero, infatti è una cosa che si vede all'ordine del giorno, anche perché i tour organizzati costano cari, quindi molti turisti giapponesi, francesi, soprattutto gli europei, prendono mezzi pubblici o taxi per andare a visitare
le rovine dei Maya per andare nei siti archeologici o per andare a Tulum o negli altri posti attrattivi della Riviera Maya, e costa di meno, si fanno comunque, facendosi i conti, risparmiano dei bei soldi, perché lì si parla in dollari. Sì, e fra l'altro potrebbe essere anche un'esperienza nell'esperienza stessa, cioè prendere mezzi pubblici in un paese come il Messico, vedi la gente locale, magari... Esatto, un po' così. No, ma poi sono abbastanza sicuri, veloci, e sono collegati bene tra ogni paese, città, per cui ormai tantissimi turisti non fanno neanche più prenotazioni come 20 anni fa direttamente da casa loro, arrivano, trovano l'hotel, quello che gli fa più comodo, e poi si spostano in taxi o con i mezzi pubblici che sono molto molto economici, cioè il biglietto per un autobus ti viene a costare 20 centesimi parlando in euro, e per andare da Playa del Carmen a Tulum ne spendi 2 euro e ci arrivi in 40 minuti, mentre con un taxi ne spenderesti 30 o 40 euro. Però, allora, io sì. Guarda, visto che hai accennato Tulum, anziché parlare... modifico un attimo la scaletta che ci eravamo detti fuori onda, perché è giusto modificare al volo le cose, così hai accennato. Improvvisiamo. Tulum. Sì, improvvisiamo al brutto. E dicevo, tu mi avevi parlato di una certa persona, un certo Raul Medina, l'ho segnato qui sulla mia lavagnetta che raccoglie tutte le sante cose, e questo Raul Medina con Tulum in un hotel dove tu lavoravi, mi hai chiesto di mettere una foto, io adesso non so nulla, questo è Raul Medina, è lui? Ecco. Sì, è lui, pace all'anima sua, Raul Medina. E questo ragazzo è mancato nell'ottobre del 2019, è stato trovato morto in un capanno in mezzo alla selva a pochi chilometri da Tulum, completamente squartato in pratica. C'erano le foto sul giornale, perché in Messico quando muore una persona mettono la foto proprio della persona fatta a pezzi, cioè non hanno neanche un po' di riguardo, no? Ma non è, questo non è bello dal mio punto di vista, no. Cioè, magari ci metti una foto tra virgolette di repertorio, ma proprio la cosa squartata, no, mettono proprio le foto dei morti ammazzati con la testa decapitata e pezzi di mano, cioè. E infatti comprare i giornali non li compravo mai, perché prima mattina vedere ste scene. Comunque sto Raul Medina io l'ho conosciuto perché ho lavorato per 9 mesi a Tulum in un hotel che si chiama Casa Marca, un hotel prestigioso, bellissimo, che è stato in passato negli anni 80 la ex mansione del famoso narcotrafficante Pablo Escobar, e che nel 2011 è stato acquistato da un miliardario colombiano, collezionista d'arte e imprenditore, che l'ha praticamente ristrutturato come era originariamente e ci ha fatto un hotel. Allora, aspetta. Fammi capire bene, cioè tu avresti lavorato dove ha vissuto Pablo Escobar? Cioè, fammi capire, cioè, tu sei stato nei luoghi dove c'è stata, sì, la storia praticamente del narcotraffico messicano. Esatto, del narcotraffico colombiano e messicano, perché a quei tempi Pablo Escobar portava carichi e carichi di cocaina proprio in quella spiaggia dove c'è quella foto, e da lì veniva portato in aereo dal suo socio messicano fino ai confini con gli Stati Uniti, in Arizona, dove c'erano già i tunnel che portavano la droga in America. E questo ragazzo, che io vedevo tutti i giorni, perché lui era a capo praticamente di tutti i venditori ambulanti sulla spiaggia, ogni mattina lo vedevo, lui arrivava verso le mezzogiorno, l'una, non è che doveva timbrare il cartellino, sia chiaro. Però lui veniva sempre, era sempre presente. Perché? Perché era il suo lavoro. E quindi una persona giovane, avrà avuto 23 anni, molto simpatico, spiritoso,
però molto intelligente e avrebbe potuto fare carriera se avesse voluto in qualsiasi altro ramo. Sapevo che lui appunto vendeva droga, perché comunque i venditori ambulanti vendono tantissime cianfrusaglie sulla spiaggia, ma l'obiettivo principale è piazzare cocaina, marijuana e anche droghe sintetiche. È quello che gli rende di più. Me l'immagino, piuttosto che la statuetta al turista. Ma quindi, cioè, lui diciamo che non spacciava tutto il giorno, cioè diciamo sotto al sole, perché vendeva magari altre cose ai turisti, però ovviamente aveva anche questo secondo lavoro, e tu credo che non potessi fare molto, perché comunque no, lavorando in quei luoghi così non penso che se te lo inimicavi veniva qualcosa fuori di buono, ecco. Esatto, no, anzi, al contrario, sarei finito male. Quindi io non potevo, chiudevo un occhio, come facevano tutti i miei colleghi. Sì, cioè, quindi diciamo che non incentivavi certe cose, tipo non lo aiutavi, però contemporaneamente non potevi, tra virgolette, denunciarlo, e quindi far sapere no, questa cosa, dovevi... No, ma sì, anche sì, per... sì. Purtroppo non è una bella cosa, secondo me. È stata difficile per te questa situazione. Ma all'inizio sì, poi mi ci sono abituato e non mi dava neanche fastidio. Sì, che anche questa non è una bella cosa di suo. Nel senso, cioè, è proprio vero che l'essere umano alla fine si abitua a tante cose. Ed è particolare questa cosa qui, ma quindi, cioè, tu le tue giornate alla fine con lui ci parlavi, ci ridevi, scherzavi, dicevi, quindi... Non era neanche sì, una brutta persona. No, no, assolutamente, anzi, molto gentile. Alla fine lui è morto ammazzato. Sì, ma è immagino, morto ammazzato. Sì, immagino che le motivazioni per questa morte siano legate al fatto che spacciasse. Esatto. Ma ufficialmente quali erano, dimmi? Allora, dunque, da fonti ufficiali, come sempre, è morto in quel modo atroce perché quelli che l'hanno ammazzato hanno voluto mandare un segnale al sistema, ad altri, sì, come lui, che si erano messi in proprio a vendere droga. E questa gliel'hanno fatto pagare in questo modo atroce. Pratica, lui aveva una piccola piantagione di marijuana e la stava coltivando, gli stava rendendo bene. Il suo cartel non l'ha presa benissimo, immagino. No, quando ha scoperto che comunque anche la droga che lui stesso doveva piazzare la vendeva per i cavoli suoi, quindi si era creato un suo giro personale senza darne conto ai suoi capi, gliel'hanno fatta pagare in questo modo brutale. E a me vedere un ragazzo di 23 anni, e ne ho conosciuti tanti, addirittura colleghi di lavoro che erano finiti nella vendita della droga e avevano lasciato il mondo del lavoro nel turismo perché rendeva di più, mi si è spezzato il cuore, perché quando conosci una persona e poi la vedi sul giornale così, non sai cosa dire, cioè è spietato veramente. Deve essere una cosa bruttissima in generale. Dispiace ancora di più perché era una persona giovane, però esatto, veramente, cioè, ti ammorba e ti appesantisce in una maniera incredibile. E adesso però, visto che diciamo chiudiamo questa fase di spaccio sulle spiagge, tu mi avevi parlato dei rapimenti rapidi che avvengono in Messico, fatti ai messicani con i soldi, quelli più abbienti. Raccontaci questa cosa qua. I famosi sequestros rapidos, così si chiamano. Quando andai in vacanza a Città del Messico, dove ho degli amici ancora adesso, e loro stessi mi dissero sempre, qui si vedono delle scene un po' strane, tipo gente che blocca un'auto, fa scendere il guidatore, se lo caricano su un'altra auto e se lo portano via. Ormai la gente non ci fa più caso. Sì, è una cosa che fa un po' paura, fa un po' triste, come dire, come non ci fanno caso? Perché sono i famosi pandilleros, ossia i banditi locali, microcriminalità, che per sopravvivere alla giornata magari vedono una persona su un Mercedes,
gli stanno dietro, quando scende gli puntano una pistola di quelle fatte in casa, lo fanno salire sulla loro macchina. Cioè, aspetta, cosa? Pistole fatte in casa? Scusa, Perché comunque in Messico è non è difficile trovare un'arma, ma non le puoi comprare come in Italia, quindi se le fanno in questi quartieri o sono pistole rubate alla polizia con matricole bruciate, però fanno anche delle pistole fatte in casa. Io ne ho vista una, cioè proprio classica canna con un gancio che fa da grilletto, e ci mettono dentro le pallottole e tiri il gancio e parte, e ti entra in testa, ti fa... insomma, fa male lo stesso, anche se non è proprio una pistola ufficiale. Comunque, aspetta, ritorniamo un attimo, abbiamo aperto anche la parentesi delle armi fatte in casa, ritorniamo ai rapimenti rapidi, ripeto, fatti esclusivamente a messicani abbienti, cioè coi soldi, proprio perché devono essere rapidi, un turista potrebbe creare troppa attenzione, esatto. E quindi un messicano invece, appunto, hai detto, lo impacchettano, lo portano al banco, ma gli fanno ritirare i soldi e via, giusto? E ma via. Quindi, cioè, proprio è entrato nella, tra virgolette, normalità del Messico questo. Eh sì, è entrato a Città del Messico soprattutto. A Città del Messico c'è un traffico nei vari corsi, nelle varie vie, soprattutto durante il giorno, la gente va a lavorare e ogni tanto ti può capitare di vedere delle scene del genere, ma la gente tira dritto, non sta a fermarsi o intervenire, perché se intervieni ti ammazzano, quindi cioè, ti rapiscono 5 minuti, gli dai il massimo che puoi prelevare e boh, ti lasciano andare. Tirano su quei $200 al giorno e sono a posto, e sono drogati, sono banditi locali che vivono nelle zone più povere, nelle baraccopoli di Città del Messico. Visto che abbiamo già parlato di tante cose, non mi aspettavo che venissero fuori tutte queste, l'ultima cosa, l'ultimo periodo tuo messicano prima di tornare in Italia, eri a Sonora in Messico. Brevemente, quelle cose piccole che ti sono capitate anche là, fammi pure il resoconto su tutto. Là ci vive la mia compagna e la famiglia di mia moglie, appunto. Ci sono stato tante volte. Sonora è un bellissimo posto, lo consiglierei per chi ama il deserto e le escursioni, però al nord c'è proprio l'aria del contrabbando. Queste storie del West, si nota soprattutto che non c'è polizia, ma c'è solo esercito per le strade. Esercito in tenuta da guerra, con passamontagna, perché non devono mai farsi riconoscere. Sì, perché sennò rischierebbero anche le loro famiglie, esatto. E via dicendo. E la cosa che mi spaventò di più fu una volta che non eravamo ancora genitori, quindi eravamo fidanzati, e stavamo andando a Ciudad Obregón, che è la città più grossa, diciamo, di quella zona. Non mi ricordo a far cosa, so solo che ci ha sorpassato una Suburban, che sono queste macchine che usa anche il presidente degli Stati Uniti. Sì, sì, quelle che si vedono tra virgolette nei film, sì. Nelle cose. Sì, quei SUV giganteschi, esatto, aveva le due porte laterali aperte e dentro c'erano dei uomini con cappuccio, passamontagna e una divisa blu e con dei Kalashnikov. Sono passati a una velocità pazzesca, però io me ne sono accorto quando ci hanno sorpassato che c'erano le porte aperte ed erano lì armati. Sì, sì, pronti a sparare, tra virgolette. Sì, e praticamente dietro di loro ce n'era un'altra Suburban che gli stava attaccata al sedere. Andavano, penso, più di 200 km orari. E dopo 20 minuti i furgoni della polizia, anche loro sparati, dell'esercito, scusa, della marina che militare. Gli stavano dando dietro, sì, sì. Gli stavano dando, ma a una velocità che io lì mi sono fermato sul ciglio della strada e ho detto: Carla, ma che cavolo sta succedendo? E mi fa: sicuramente c'è un inseguimento. Vai tranquillo, io era la prima volta che andavo a Sonora e ho detto: cazzo, ma...
Allora, quello che si vede nei film ogni tanto succede. Fa capire ancora di più che in Italia alla fine non è che ce la passiamo così male come si crede. Ti volevo chiedere, come ultima domanda, sì, la tua signora, quindi sì, come ha reagito a questa cosa? In maniera rassegnata, calma, tranquilla? Cioè, cosa ha fatto? Beh, si è anche lei spaventata, però sicuramente non si è agitata quanto mi sono agitato io, perché lei c'è nata e cresciuta a Sonora nella sua infanzia, adolescenza, quindi è messicana, ne ha viste di cotte di crude. Sonora è lo stato sopra Sinaloa, Sinaloa è lo stato più famoso proprio per la produzione di eroina. Contatto, a contatto con gli Stati Uniti praticamente. Sì, il nord è il punto dove si accumulano i più grossi traffici, perché arrivi alla frontiera e qualsiasi camion, qualsiasi tir, qualsiasi persona che può attraversare la frontiera può essere un presunto corriere. Vabbè, io direi a questo punto, abbiamo già parlato per abbastanza tempo, mi hai fatto un po' anche rabbrividire pensando a fatti di vita come tutti i giorni, nel senso, cioè, almeno qui nel mio paesotto non capitano queste cose, almeno, insomma, stendiamo un velo pietoso perché qualcosa può capitare anche qua, e insomma, lascia un attimo perplesso. Come abbiamo detto, comunque il Messico non è un paese totalmente insicuro o in cui il turista non ci deve andare, ma di sicuro è meglio stare attenti dove si va e come ci si comporta, giusto? Facci qualche raccomandazione finale, poi salutiamo il nostro pubblico che è arrivato fino qua e ci rivedremo alla prossima puntata. Beh, per concludere dico, andate in Messico tranquilli. Se non ci siete mai andati, fatevi un viaggio organizzato. Potete anche non farlo se parlate lo spagnolo, però non prendete, come dire, questi racconti e non vi fate spaventare più di tanto, perché è un paese dove il turista è sacro, ecco. Sì, sì. E comunque sono fatti gravi, grossi, tutto quanto. Però di sicuro il Messico non è un paese sicuro come il Giappone, in cui se ti cade il portafoglio ti vengono addirittura a riportare, ma non è che non lo voglio più andare a visitare, semplicemente ci dovrò stare un po' più attento. Grazie Emanuele di questa tua esperienza, che è stata molto particolare, soprattutto è entrata in una cosa del Messico, in questa aura che molte persone pensano del Messico, cioè questo Messico, lato oscuro del Messico, e noi ci rivedremo forse una prossima con altre storie, altre cose, vero Ema? Dimmi. Sì, sicuramente, ne ho di storie, ma non solo sul Messico, perché ho viaggiato anche in Sud America, per cui quella parte del mondo potrei raccontarvi altre storie che sono sì anche più simpatiche e comunque ci sarà un'occasione. Noi vedremo di farla su questo Sud America, che comunque è un posto che voglio visitare anch'io, e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie ancora Emanuele, ciao. Grazie a tutti. Grazie a te Marco, ciao.